due settimane che sono sembrate che rimuove le impurità. Una vita per un e un vi dirò male male non ci sta. Ci hanno ammorbato i coglioni con questa storia di Acerbi, Juan Jesus, bianchi, neri, mogli, mariti, scapoli ammogliati. Ci hanno soprattutto ammorbato i coglioni, più che altro per le notizie fonte mio cugino riguardanti il Milan, perché tra marzo e aprile, secondo gli intenditori esperti, il Milan perderà metà dei suoi giocatori a zero, cosa a cui sinceramente non ci ho mai dato peso. E per fortuna nel mio lavoro vero lavoro con professionisti che danno notizie basandosi su fonti attendibili, quindi so benissimo, posso star tranquillo. Del resto ragazzi, io tranquillo sto stasera perché Firenze è un campo tostissimo. Non ci vinciamo da marzo 2021, quando si vinse 3-2, fece gol Brahim Diaz, doppietta Ibra, una cosa così. Negli ultimi due anni abbiamo raccattato due sconfitte piuttosto sonore. La prima fu un 4-3 che ci fece tipo tripletta Vlahovic contro prima di andare alla Juventus, e l'anno scorso un 2-1, penso una delle partite più frustranti che abbiamo fatto qua in live, era il 4 marzo 2023 e fu tosta, una partita che ancora oggi spesso penso. 87esimo, Nico Gonzalez, Iconé e poi Dodò, secondo palo. Dodò, vai, abbiamo 2-0, abbiamo 2-0, abbiamo 2-0, eccolo qui, abbiamo 2-0, forse mette il lucchetto alla partita, forse mette il lucchetto alla partita. Sta partita la fai e dura altri 5 giorni, gol non lo fai, perché siamo una squadra di merda. È dal 4 gennaio che dico che siamo una squadra di merda, oggi è esattamente il 4 marzo e continuo a dire che siamo una squadra di merda, che si vinca o che si perda, siamo una squadra del cazzo, fine. Spero più che altro che tutta la positività che sento parlare a livello di gioco del Milan stasera venga messa in scena. Ci sono cose più che altro che la mia piccola critica è quella che è facile dire stiamo giocando bene a stagione quasi finita, quando sei praticamente fuori da tutto tranne l'Europa League, che è la competizione più difficile da vincere. È facile dire stiamo giocando bene quando ormai la Coppa Italia è fuori, il campionato è da novembre che si è tagliato fuori. E ragazzi, io non so che dirvi, tanto io lo dico, se le perdiamo tutte da qua a fine stagione in Champions League ci andiamo lo stesso, quindi diciamo che le partite di Serie A da qua alla 38esima saranno più che altro una mezza formalità. Mi dispiace pensarla così, non vorrei, ma mi trovo praticamente costretto. Detto questo ragazzi, vado a mettere la divisa da lavoro e ci vediamo tra pochi istanti. Ragazzi, godiamoci sto finale di stagione come meglio crediamo, senza guardarci davanti, senza guardarci dietro, facciamo del nostro meglio e più che altro fateci divertire. Puntate sull'Europa League, che la vedo veramente dura perché la Roma ci martellerà i coglioni. Mi spiace molto per quello che è successo in casa Fiorentina, sinceramente. Un conto è la rivalità, che tra Milan e Fiorentina penso sia veramente nulla. Ok tutto, però ragazzi, davanti alla vita ci si ferma. Però in campo si parte ragazzi, hanno battuto loro e hanno fatto il lancio lungo, cazzo, hanno parlato da noi. È vero, non c'è Teo, me ne sono accorto adesso ragazzi. Il famoso giallo per avere risultato. Bravo Ciucu col tunnel a Biraghi. Ciucu Giroud è riuscito a coordinarsi con il sinistro, soluzione molto bella. Come hai fatto, cioè, in 7 metri e mezzo di porta a tirarla nell'unico punto dove non la dovevi tirare? Oh, è un record anche questo, eh. Ragazzi, io ok tutto, ma il gol da Belotti no. Leao danza al destro verso il secondo palo, è troppo largo, rinvio dal fondo e sono già due ragazzi, sono già due, che le costruzioni ci sono, come col Verona le costruzioni ci sono davanti la porta ragazzi, il centesimo che manca per fare l'euro davanti la porta ragazzi. Loftus-Cheek si è mosso, Leao lo guarda e lo serve, Loftus-Cheek riceve, Rafa Leao, Leao cross verso Chukwueze di testa e Terracciano mette il calcio d'angolo, va bene, va bene, azione perfetta.
colpo di testa poteva essere meglio, però gran parata di Terracciano, perché il colpo di testa l'ha avvicinato, parata di istinto. Dovevamo già essere 1-0 per le occasioni che abbiamo avuto, però siamo il Milan e quindi dobbiamo accontentarci di questo. Dovete tenere questo ritmo tutta la partita, e questo è il punto. Belotti, no, 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 Kwame, no, ciao, sei un cazzo di coglione! E vola il giallo! Quanto si vede che manca Hernandez, ragazzi. Calcio di punizione uguale a quello dato alla Fiorentina prima. Batte Florenzi, però non trova intesa con nessuno e neanche una parabola efficace. Tuttavia questo piazzato offensivo il Milan, cioè, o tiri in porta o cerchi il compagno. Hai avuto la faccia tosta di non fare nessuno dei due. Bello che questi per ora in attacco stanno sbagliando tutto quello che possono sbagliare. Leao riesce a trovarlo in seconda battuta di testa. Icone! Icone! No! 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 Belotti! Ha parato! 1-0 prima! Ha parato! Non ci credo! Ha parato! Ha parato! Madonna, che pastrocchio! Questo altri 10 volte è gol! Ho visto l'1-0 passarmi davanti. Poi Belotti, che col Milan c'è particolarmente affezionato. C'era Icone solo in mezzo all'area, ci hanno voluto bene. Verso destra, a quel punto però si è un po' limitato lo specchio e Mignan è stato straordinario. Icone! Sinistro, forte ma stretto, doppio fischio della Fiorentina. Grandissima occasione anche questa, perché mossa la palla. Ma no, non c'era da far gol prima, non c'era da far gol prima, non c'era da sfruttare le 3-4 occasioni che abbiamo avuto. No, no, prendiamocela sempre con calma. Si chiedono che tanto le partite durano 8 giorni, no? Niente, ci stanno appoggiando i coglioni in testa questi. Florenzi va sul destro, forte in mezzo, tutti immobili. Ciao e Tomori in qualche modo. Sì, altra situazione pericolosissima. Io non ce la posso fare. Io alle 10:30 di sera non ci arrivo. Non è possibile. Andiamoci in Europa League contro la Roma e concediamo ste cose. Sto solo aspettando quel momento lì, ragazzi. Il momento in cui la Roma ci appoggerà le palle in testa e ci giocherà a palle. Ci sono palle, non ci sono. Vedrete. Reinders, c'è Leao. Va a puntare Dodò. La sovrapposizione di Leao. Buona. Dentro. Guarda Terracciano. La mano del portiere della Fiorentina. Era quasi riuscito ad aprirsi il varco Leao. Molto reattivo Terracciano. Ha tirato. Bravo Terracciano, perché ha tirato davvero. Guarda, ci mette la... C'era Chukwueze lì. Ha tirato. Ha tirato. Chukwueze, Leao. No. Chukwueze. No. Non era elementare il controllo di Leao, però l'opportunità poteva diventare interessante. Eh sì, qualora la trovate. Basta, fate finire sta partita, vi prego. Beh, rispettando tutte le aspettative, Stefano, perché è una partita di alto livello. La palla di prima di Chukwueze. Vai Chukwueze, Leao. Giù la gira di destra. Niente, non ci si fa, non ci si fa, non ci si fa, non ci si fa. Non ci si fa. Non ci si fa, ragazzi. Di Samu Chiru prova a tornare sul proprio colpo di testa e riesce a farlo bene. Reinders. C'è nessuno. C'è Leao. C'è nessuno nel senso di difensori. Leao. Prova a pugnare per Giroud, che alza sopra la traversa. Non è possibile, ragazzi. Per il Milan. Non è possibile. Lo state facendo apposta. Ragazzi, non è possibile. Quella palla va messa in porta. Tassativo. Io veramente non c'ho parole. Basta, fine primo tempo. In sotto i coglioni. Ragazzi, ma la porta è una. È 7 metri, cazzo. Mandatevene a fanculo. Battiamo noi, ragazzi. Essere il soggetto a incorrere. Leao Chukwueze, 3 contro 3. È riuscito ad arrivare. Chukwueze. Leao. Prova il tacco in mezzo. Scivolata Loftus-Cheek. Sì. 37esimo minuto. Il timbro di Ruben. Avevo già la bestemmia qui, ragazzi. Avevo già la bestemmia qui. Era qui. Era qui la bestemmia, ragazzi. Era qui. Ha messo a terra il portiere. Tonali. Passi, ma ancora. Sì, sì. Leao di testa per Chukwueze. Chukwueze, Leao. Posizione riguardo di tacco. Madonna, come scivola Martinez quarta. Madonna. Se gliela portava via il difensore. Anzi, non è scivolato.
Martinez è scivolato, Milenkovic. Ragazzi, un parto, ma ci si è fatta. Dai, su. No, no, no. Kwame, meno male, c'era Bennacer. Non so cosa abbia spinto Kwame a non calciare. Onestamente me lo chiedo ancora. Questo era un gol fatto. E siamo andati così tanto dall'ennesima volta in cui andavamo in vantaggio e spegnevamo il cervello. Grazie Kwame, grazie. Grazie davvero, per ora. L'Inghilterra ha trovato più dubbi che certezze in vista dell'Europeo. E un giocatore con questi numeri e con questo stato di forma, no, serve. No! E pareggia la partita. Ma no! Sinistro vincente di Duncan che infila Maignan sul palo lungo. Aveva risposto. Ragazzi, è sempre così. È sempre così. È sempre così. È sempre così. Sempre così. Sempre così. È sempre così. Non è possibile. Non è possibile. Ma come si è aperta la difesa? Quella ha fatto sponda, gli ha lasciato il corridoio, ragazzi. Ragazzi, ma da 3 minuti siamo durati. E tanto il gol l'abbiamo preso pure oggi. Cioè, ma secondo me lo fate apposta, perché non si spiega. Non si spiega che ogni volta che si va in vantaggio è sempre la solita storia. Ma io me lo sentivo. Me lo sentivo già dall'occasione mancata di Kwame. Reinders, c'è Leao, c'è anche Giroud. Leao buono, buono. C'è Chukwueze, gol della merda. Gol della merda. Lo fa Leao, va bene, lo fa Leao. 53esimo, 2-1. Volevo il gol della merda, ma va bene così. Gol di Leao, 2-1. Vi pongo una challenge adesso. Vediamo di prendere anche il 2-2. No, perché sareste capaci, ragazzi. Oh, però un gol in contropiede, è incredibile. Un gol in contropiede. Piango, piango, un gol in contropiede. Ora una squadra intelligente addormenterebbe la partita. Attenzione, Kwame, Kwame, Kwame in area. Florenzi anticipando Belotti. L'ultimo tocco di Belotti, fuori gioco. Fuori gioco, che non c'era. Va bene così. Ragazzi, sarà la mezz'ora più lunga della nostra vita. Reinders. Reinders, Leao. Leao, Reinders, buono lo scambio dentro. Lì ancora di ritorno per Reinders. Reinders. Non se l'aspettava più, pasticcia un po' Duncan. Duncan! Tiro forte la parata. Non ha tirato Duncan. Ha tirato Florenzi. Non l'ha vista partire il portiere, ma l'ha vista all'ultimo. E ha parato in angolo. Con questo gol potevamo mettere il punto esclamativo. Leao sembra divertirsi, state a vedere lo toglie. State a vedere lo toglie adesso. Una partita in cui Leao, bene o male, tolti tre fuorigiochi assurdi, è stato costante, perché non vedevamo un Leao così costante da tanto tempo. State a vedere, lo toglie. L'ha tolto. Allora, se l'hai tolto perché ha preso la botta in primo tempo, ci può anche stare. Ma qualsiasi altro motivo, sei suonato veramente. Grandissimo. Anche perché poi c'è anche. No, Duncan. Belotti, Maignan. Vola sotto l'incrocio sulla gran conclusione del Gallo Belotti. Non ci può credere, italiano. È arrivata ancora la Fiorentina. Stavolta aveva calciato. Ragazzi, 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 ragazzi. Sta per fare un gol Belotti di una cosa veramente assurda. Ragazzi, ma è possibile che facciamo delle dormite difensive che non hanno una mezza logica? Raga, non esiste. Che poi io tra Kwame e Kone non ci sto capendo un cazzo. Onestamente. Non che si scaldano. È partito Mandragola, rimessa lunga, Mandragola, oh. Lui che prova il sinistro, Maignan ci arriva ancora. Terza grandiosa parata del portiere del Milan, con la Fiorentina che ha provato a pungere. Sì, ma non può durare per sempre. Rimessa laterale lunghissima, tutti a dormire. Gabbia, Tomori, Florenzi. È vero che Inter gli hanno chiuso lo specchio, quindi la tirare per forza sul primo palo. Come si può prendere gol da rimessa laterale, ragazzi? Vabbè, che soffrissimo era normale questi ultimi minuti. Però anche è vero che in fase offensiva è uscito Leao, non abbiamo più fatto nulla. Musa porta fuori. Ma è entrato Pulisic. Fiorentina che è sbilanciata. Manco me ne sono accorto. Pulisic è fuori gioco netto. È fuori gioco netto. È fuori gioco netto. È fuori gioco netto. Fuori gioco netto, ragazzi. Un secondo prima. Peccato. Sì, nettissimo. Tanto la palla gli sarebbe arrivata lo stesso, perché era slanciato. I difensori stavano correndo indietro. Bellissimo, perché Pulisic non era in fuori gioco. Era tutto in fuori gioco. C'è anche quella regola che vogliono cambiare. Sarebbe stato fuori gioco lo stesso. Giallo per Tomori. Giallo per Tomori per aver fatto cosa? È arrivato il giallo per Tomori, che ha esultato su questo recupero. E Maresca è andato ad ammonirlo. Va bene, ho capito, non si può esultare. 5
di recupero 5. Giallo anche per Loftus-Cheek. Vabbè, Loftus-Cheek salta la partita con Lecce. Potrebbe essere anche un bene. Vuol dire che l'Europa League dovrà sborrare coriandoli. Perché se Loftus-Cheek è diffidato, vuol dire che l'Europa League le partite sono sue. Rettifico, con Lecce devi vincere anche con la primavera in campo. La prospettiva di andare in Champions League. Lancio immediato in avanti. Oddio, Maignan diventa un assist per Pulisic. Sta per fare il gol che ha fatto Hernandez l'anno scorso, sempre qua, sempre a Firenze. Qua Milenkovic l'ha chiuso e il tiro è l'unica soluzione. Cioè lì o tiri una botta assurda o comunque la palla in porta non ci va. Però è una buona occasione. Manca mezzo minuto, non prendiamo gol adesso. Cioè, non capisco perché si stia ancora giocando. Musa adesso ci fa fallazione, vero? Okafor, fallo, 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 fallo. Questo è quello, eccolo. Finisce qua, ragazzi, ennesimo cardio palma, ma l'abbiamo portata a casa noi con una prestazione che fino al 55esimo è stata buonissima. Dopodiché siamo letteralmente spariti. Ci vediamo sabato per Milan-Lecce e poi ci sarà l'Europa League con la Roma e lì saranno botte. Lasciate like al video, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo alla prossima. Seguitemi anche su TikTok, ragazzi, alla prossima.